Ma tutti mi vengono in questo nuovo video. Oh, non fate caso ai miei capelli, ma fuori c'è un vento spaventoso. E i miei capelli sono tutti elettrici. Ho provato anche con il balsamo, ma ieri li ho lavati. E con il vento non vanno più giù, sono tutti elettrici, vabbè. Comunque, allora, non ho notato dietro il mio vestito appeso, è tutto normale. Purtroppo la mia stanza è piccolina. Allora, questo video lo ammetto, l'ho rifatto perché purtroppo l'ho cancellato come sono furba. Sì. E vabbè, lo rifacciamo. Allora, praticamente ho fatto shopping da IKEA. E volevo farvi vedere cosa ho comprato. Perché praticamente sto rivoluzionando la mia stanza. Praticamente sto portando delle modifiche. Tanto per dire, tipo le tende. Farò comunque perché me l'hanno chiesto alcune ragazze. Un room tour della stanza. Quindi un aggiornamento, diciamo, della mia stanza. Perché ho cambiato varie cose. Tipo ho messo le mensole, ho messo lavagnette, scarpiera, tantissime cose nuove. Ho comprato anche le tende viola, che prima erano blu. Ho tolto anche la tenda blu, che l'avevo persa. Devo riportarla giù a mio padre. Comunque ho cambiato molte cose nella stanza. Quindi farò un room tour, diciamo, di un tour della mia stanza di aggiornamento. E che poi metterò insieme all'altro. Quindi se volete poi vedere il cambiamento, cerco di metterli insieme. Allora, cosa ho comprato da IKEA? Speriamo che la memoria non mi ceda, perché l'altro giorno ho svuotato appunto la memoria, ho svuotato anche il video che dovevo ancora caricare su YouTube. Che brava che sono. Allora, prima di tutto ho comprato questi che io li adoro, perché sono per le salse. L'ho comprato appunto da IKEA. Non ho più la busta di IKEA, l'ho dovuto impestare a mio padre perché gli serviva, perché andava in campagna a prendere delle cose da mia zia, quindi addio alla busta di IKEA. Volevo fare tipo unboxing della busta, ma tanto è impossibile perché nel frattempo ho già montato alcune cose, quindi ve le faccio vedere molto, in modo molto strano, però ve le farò vedere. Ho preso queste due che erano insieme in una busta che ora non ho più, ovviamente, perché a distanza dell'altro video sono passati dei giorni. Comunque, queste qua sono per fare le salse, praticamente sono tipo dei biberon, assomigliano, che si svitate, mettete, li ho già addirittura lavati, infatti li ho presi dalla cucina, dove appunto ci andrò a fare le mie salse. Che oggi la prima salsa che andrò a fare è quella con praticamente la salsa di soia. Mischierò la salsa di soia con la glassa d'aceto e del piccante, che la metto nel riso di solito, o in qualche altra cosa. L'altra invece lo userò per fare una specie di salsa anche lì, leggermente piccante, però. Più cosa, come si servirà la salsa yogurt poi. Comunque sono molto carine, le ho pagate tutte e due insieme 3 euro, quindi 1,50 euro l'una, ma ci sta. Le sto cercando anche più grandi, quelle proprio grosse grosse, perché quelle voglio usare per fare tipo un pinzemonio, però ancora l'ho trovate, però comunque queste sono già abbastanza grandicelle. Che poi le userò anche in estate per fare tipo gli sciroppi vari o qualcosa vado in mente, insomma. Comunque. Allora, a parte queste qua che sono molto utili, ho comprato finalmente la mia mensola, che purtroppo è montata nel muro, quindi vi porterò con me. Allora, vi faccio vedere che già i primi cambiamenti, vi farò già lo spoiler. Allora, questa è la mensola nuova. Questa è l'altra mensola invece che ho montato, che mi ha dato il mio ragazzo, tutta a tema Harry Potter. Infatti potete vedere che c'è anche sopra un poster di Harry Potter. Questa qua è la mensola che ho montato da poco. Avviciniamoci. Faccio come nei tour, avviciniamoci. Allora, questa qua praticamente è messa su ovviamente con dei tasselli e ha tutte le mie cose, diciamo, prodotti di bellezza, perché in bagno purtroppo non ci stanno. Ho già tanta roba in bagno. Forse prenderò queste mensole per il bagno, così magari potrebbe essere utile. Però comunque molto utile perché, come potete vedere, tiene da alcune mie cose, deodoranti, campioncini, poi ci sono tutte le candele e qua queste qua le uso per struccarmi. Sì, sono in camera. Ah, perché io praticamente le uso. Con un panno mi strucco perché ho anche uno specchio in camera. Spero lo vediate. Ho uno specchio, quindi uso quello. Poi vado in bagno e mi passo i dischetti. Sì, la mia vita è un po' strana. Non ho spazio in bagno, anche perché questi qua sembrano piccoli, ma sono abbastanza grandicelli. Poi ho profumi, deodoranti vari, perché comunque mi cambio in camera. Cioè, io mi faccio la doccia, poi vengo in camera e mi vesto. Sì, i miei capelli sono orribili, lo so. E questa è la mia mensola, l'ho pagata tra i 4 e i 5 euro, non mi ricordo precisamente, diretto imballata ovviamente. E dietro qua, voi non lo vedete, ma dietro c'ha dei buchini che sono stati coperti anche con degli adesivi neri che c'erano in dotazione, qua 4-5 euro. Poi andiamo insieme sempre, vi faccio uno spoiler della mia stanza in modo veloce. Allora, e ci ritroviamo qua. Allora, qua ho fatto, spostando la tenda. Potete già notare che le mie tende mi stanno già iniziando a stare sul culo. Però, perfetto. Allora, qua è questo qua il mio acquisto. Sono le cornici che praticamente le ho spostate qua. Questa qua l'ho
La era dall'altra parte. L'ho spostato per fare tipo un tema unico, perché il mio ragazzo mi ha regalato al Torino Comics il calendario di Jack Skellington, come potete vedere, che siamo appunto a febbraio. Quindi sto girando in questo mese corrente, almeno so quando uscirà questo video. E poi c'è appunto Jackie, che ho dovuto un pochettino tagliarlo, quindi ho tranciato i piedi, però erano brutti tanto, quindi va bene lo stesso. Perché come potete notare, sono qua, ma nel mese di gennaio si notava che Jack aveva i piedi tipo con i tacchi. E lui aveva i piedi tipo pusciosi, quindi non importa, tanto non si sarebbero visti comunque con la cornice nera. E questa è quella che ci hanno fatto invece, scusa, mi devo fare a specchio, a Torino Comics, a me e al mio ragazzo, se potete vedere, ce l'ho. Sì. So qua ce l'hanno fatto, è la miniatura, praticamente è una caricatura che ci avevano fatto di Jack Skell, di Joker Harley Quinn a Torino Comics un po' di anni fa, quando non stavamo ancora insieme. Era solo una cosa carina che ci piaceva tutti e due come cosa, quindi, perché infatti risale al 2017. Era una cosa che di quando eravamo ancora amici. Comunque, ho pagato la cornice 2,50 euro, questi qua 3 euro, e se non sbaglio più o meno 5 euro, quindi in totale ho pagato, la matematica a me sembra un problema, allora ho preso 3 euro più 5, più arrotondo per eccesso, ovviamente più 2,50 euro, ho pagato, c'ho anche 80 centesimi della busta, però arrotondiamo tutto insieme, 3,36, 6, più 5, la mia discalculia è in immane, 11 euro, 11 euro qualcosa, insomma, però ho avuto lo sconto perché Andrea, il mio ragazzo, mi ha dato i suoi buoni, sono praticamente delle tesserine che noi facciamo per andare sul pullman, la navetta dell'IKEA, che costano 1 euro. Quindi tutte le volte che ci sono andato me l'ha data e quindi ho avuto uno sconto tipo di 4 euro. Penso che sia anche il massimo che uno possa scontarsi. Quindi ho avuto anche lo sconto. Via me. E niente, queste sono le cose che ho preso. Adesso qua mi saranno utilissime. Vado a metterle in cucina poi. E niente, questo è tutto quello che ho comprato. Poi farò un video aggiornamento della mia stanza. Devo rimettere a posto la tenda. A vedere che le migliorie che ho fatto, ovviamente datemi un po' di tempo perché devo ancora cambiare delle cose. E quindi voglio farvela vedere quando sarà tutto finito, perché adesso tipo è anche un casino. Quindi visto che sta arrivando anche la stagione più o meno primaverile, potete notare dal mio vestito qua sopra, devo mettere a posto delle cose, tipo delle cose devo metterle via, altre devo spostarle, tipo la roba estiva dentro, un sacchetto per il piumone. Perché ho detto, il piumone lo devo tirare fuori in inverno. Quando lo metterò via, tirerò fuori le cose estive. Le laverò. Io ho i trolley sotto la scrivania, rendetevi conto. Sì, perché i miei armadi sono pieni di roba. Pieni. Sì. Molte cose le butterò, infatti. O le darò via, o magari ci sono dei negozi che prendono. Ecco, questa cosa è una cosa molto carina. Ci sono dei negozi che prendono molto spesso, tipo Terra Nuova, che io sappia. Una volta anche OBS, voi date le cose vecchie o mettono rotte. E vi fanno tipo uno sconto, se non sbaglio. Se no, c'è l'armadio verde, se non sbaglio, che ho trovato online. Voi date. È un po', il procedimento è un po' lungo, però fate uno scatolone con tutta la roba che non usate più, che ovviamente deve essere in buone condizioni, non deve essere proprio tutta usurata. Quindi alcune cose si saranno bucate o rotte, le butterò direttamente via, perché altrimenti non c'è speranza. Altre cose sono in buono stato e tutto, le potete mettere appunto su questo armadio verde, vi verranno valutate tipo in stelline o qualcosa che potete poi convertire nell'app dell'armadio verde e comprare a vostra volta le cose usate, però io per non buttarle le do, a qualcuno le do. E niente, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video acquisti. Non so quando avverrà perché sono in bolletta perché non mi stanno pagando molto bene. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Lasciate sotto nei commenti quello che vi piace di più della mia stanza. Poi ditemi se volete appunto questo room tour della mia stanza di aggiornamento. Ci vediamo nel prossimo video.